Quando adesso ti presento, agli altri dirò: questo è un mio amico, che vuol dire che sei uno che collabora. E se invece dicessi: questo è un nostro amico, vorrebbe dire che sei un uomo d'onore, mi hai capito? Quando Lefty ha introdotto Donnie nel suo mondo... E questo chi è? È Donnie, un amico mio. Si è preso un rischio per un ragazzo che conosceva appena. Ora ti dovrò istruire. Istruirmi su cosa? Un mafioso non porta mai soldi nel portafoglio. Li porta al rotolo. I centoni li mette sopra. Gli aveva dato la sua fiducia. Tagliati i baffi e fatti un paio di pantaloni normali. Vestiti come mi vesto io, no? Lo amava come un figlio. Nessuno può toccarti perché te rappresento io. Quindi cerca di regare dritto. Segui le regole, procura i soldi. E chissà, magari un giorno, quando apriranno i libri, diventerai anche tu mafioso. Io muoio con te, Donnie. Ma non ha mai saputo la verità. C'è una guerra in corso nella famiglia mafiosa in cui Joe si è infiltrato. Donnie, vieni qui. Voglio che mi diciate dov'è mio marito. Non lo sappiamo. Te la farai so? No. Guarda che è capitato tanto. Avevi detto che era per 3 mesi, andiamo avanti così da 2 anni. Con chi si vede, con chi è più intimo. Ora ci sono tutti i pezzi da 90. Siamo in un momento cruciale. C'è un infame in Florida, Donnie. Sai cosa fare quando trovi quell'infame, vero Lefty? Forse l'ho già trovato. Qui si vive o si muore, Donnie, non è un gioco. In Cosa Nostra, quando qualcuno ti convoca, tu entri vivo e esci coi piedi davanti ed è il tuo miglior amico a spararti. Abbiamo il dovere di tirarlo fuori. Pensi che sia un infame? Quante volte sei venuto a casa mia? Se tu sei un infame, io sono il più grande fesso della storia della mafia. Se parlo, Lefty è condannato. Lo uccideranno. Perché ha garantito per me. Perché è stato dalla mia parte. Tanto varrebbe che io stesso gli piantassi un proiettile in testa. Che sono io, l'ultima ruota del carro. E anche tu. Ehi, Donnie. Sì. Facciamoci un giro.